Eccoli qua, bella, più bella coppia del mondo. Grazie. Siamo la coppia più bella del mondo. Grazie. Ve lo dico io, siete la coppia. Era un input per il mio. Ecco, ci arriva, dopo un po' ci arriva. Grazie. Allora, Sinisa e Arianna, come ho detto prima, noi ci conosciamo da tantissimo tempo. Sì. Ma da un po' tanto, ma soprattutto sempre uguale lei, eh? Sì, eh? Sempre bella. No, sempre più bella. Sempre più bella. Allora, il tuo libro è La partita della vita. Sì. E che partita, Sinisa? Che bella vita, fino a un certo punto, e poi improvvisamente cambia tutto. Sì, cambia tutto, in un attimo, però io non sono uno di quelli che è importante partecipare, io sono quelli che è importante vincere, perciò l'ho affrontato dall'inizio con tutta mia voglia, con tutta mia il carattere, la voglia di vivere, di combattere, sapendo, sperando e essendo convinto di poterla alla fine vincere, alla fine sono riuscito. Allora, in poche parole, per chi non lo sapesse, credo che lo sappiano tutti ormai, però tu sei un campione nella vita e un campione anche nella tua professione, hai sempre amato il calcio, sei uno sportivo, hai incontrato Arianna 25 anni fa. Sì. Avete 5 figli, per cui tutto va bene fino a che a luglio dell'anno scorso, sì, del 2019, tu cominci ad avere un problema a una gamba. Un fastidio giocando a padel, ma neanche quel giorno, il giorno dopo, che pensavo che anche... Fai degli accertamenti. Dopo ho chiamato il dottore dicendo che la situazione sempre peggiorava perché non riuscivo a camminare, non riuscivo a appoggiare piede, cioè avevo dolori nella schiena e tutto. Io avevo questi dolori anche da giocatore e tutto, ma non così forti. Allora ho chiamato il dottore a Bologna, mi ha dato 2 antinfiammatori, mi è passato un po' e fortunatamente erano 2 giorni prima di andare in ritiro, no? Poi sono andato a Bologna, abbiamo fatto esami di sangue, poi sono andato a fare risonanza magnetica e c'era questo professore che ha fatto la risonanza, che è uscito fuori, mi guardava e mi disse, dice, lei deve avere una grande sopportazione al dolore. Ho detto, ma perché? Cosa c'è? Dice, io se vedo risonanza magnetica come quella sua, io pensavo che era rotta, perciò era tutta bianca. Pensava che la macchina fosse rotta. Poi l'ha rifatta di nuovo. Che lui spegne e poi riaccende perché non ci voleva credere. E poi dice, non posso capire che tu ancora cammini. Io ho detto, guarda che io mezz'ora fa ho corso 1 ora, perciò non, tranquillo. Non, tu avevi fatto sport quella mattina, avevi camminato e lui ti dice... No, avevo corso. Avevi corso appunto. E lui ti dice, uno con questa risonanza dovrebbe deve stare... Deve stare non riesco Arianna, a immaginare no, che Arianna non sapeva niente perché no. Lei era in vacanza in Sardegna e poi fanno altri accertamenti, poi no, dopo sono tornato, mi hanno detto dovevo fare alcune punture, dovevo stare un po' calmo, poi il mio dottore Nanni, no, dottore da Bologna, mi dice guarda dobbiamo fare ulteriori esami, abbiamo fatto un altro esame di sangue. Poi mi ricordo che mi stavo facendo la barba dopo l'allenamento e lui viene da me e mi dice guarda vieni ti devo dire una cosa. Io gli ho detto guarda so che glicemia e tutto perché sera prima ho mangiato, bevuto, sicuramente non è tu la sera prima avevi fatto bagordi. No, non ho fatto bagordi. Avevi mangiato, bevuto, la grappa, bevuto, il mirto, dai ho letto infatti, tutto, so tutto. E lui mi disse sì c'hai ragione però c'è un'altra cosa che c'è i globuli bianchi. Paura per il colesterolo. Com'è? Tu avevi detto forse mi trovi il colesterolo sì, alto. Sì, l'ho detto e tu. Invece cosa c'è? Invece mi ha detto c'è una cosa un po' più, diciamo, importante, che c'hai molto alti globuli bianchi, dovevi avere una infezione e giravano intorno, poi io come sono fatto ho detto scusa, dimmi cos'è, che c'è. Mi dice, secondo noi c'hai leucemia. Allora quando mi ha detto così, io prima cosa che gli ho chiesto, ma di questa malattia si muore o si vive? Dice, se era 20 anni fa non si poteva far nulla, oggi come oggi puoi anche guarire. Allora ho detto, vabbè, allora andiamo. E poi ho fatto
aspirato del midollo il giorno dopo e mi hanno confermato che era morto. E in tutto questo tu non avevi detto nulla ad Arianna, avevi detto che avevi la febbre, che non saresti partito, sì, mi sono dovuto inventare in trasferta una... e poi però è arrivato il momento dove tu hai dovuto sì. prendere il telefono e dirlo. Vediamo questo filmato. Sì. È l'11 luglio. Mi hanno impedito di viaggiare e quindi di raggiungere Arianna. Le telefono. Cerco le parole giuste. Niente, non sono capace. Come al solito sono diretto. Amò, devo dirti una cosa. Non avevo la febbre. Stavo aspettando il risultato di alcuni esami. Ho la leucemia. Arianna resta in silenzio per 10 lunghissimi secondi. Amore, ci sei? Le trema la voce. Deglutisce tra una parola e l'altra. Dici davvero? Io ormai sono diventato un piagnone, perciò piango per tutto. Ma guarda, siamo tutti così, eh? Io non ho pianto questi 2 anni, non ho pianto quasi mai. Sei stata fortissima. Ora ho visto le immagini, mi hanno commossa. Te la ricordi bene quella telefonata? Sì, molto. Stavo cenando con i ragazzi. Lui mi ha chiamato e mi ha detto: quando torni a casa mi richiami, devo parlarti. Io inizialmente pensavo a qualcosa, si trattasse qualcosa di lavoro, pensavo ad un possibile trasferimento all'estero, perché c'erano sempre, quando lui mi diceva di chiamarlo, comunque doveva parlarmi di cose importanti, quindi non avevo pensato assolutamente ad una malattia. Avevo pensato forse hanno chiamato dalla Cina, non certo, sa che fare, non lo so, una cosa diversa, ecco. Poi così a bruciapelo, come ha detto, l'ho chiamata e mi ha detto: guarda, ho la leucemia, non avevo la febbre. Io sono rimasta un pochino in silenzio e poi ho detto: va bene, che si fa, che dobbiamo fare, quindi come si cura? Quindi lui mi ha spiegato un po', ha detto: domani parto, vengo a Bologna, poi iniziamo. Sono stata molto forte in quel momento, sì. Una delle tue figlie no, perché chi piangeva poi dietro di te, che ha capito sì, la telefonata? La prima, Vicky, che è molto emotiva. E Vicky lì si è... Di sì, cioè. Sì. Tu hai voluto dirlo tu, vero? Come? Hai voluto dirlo tu, cioè quando tu hai sì. avuto la certezza della malattia c'è stata una conferenza stampa. Sì. Tu hai detto: voglio dirlo io. Sì, ma io sono fatto così perché non volevo che i giornalisti scrivessero, non so, già non ero andato in ritiro e tutto, perciò non volevo che scrivessero ipotesi, cose. Volevo essere chiaro con tutti, volevo dire quello che ho, non avendo paura, perché paura di dire quello che è. C'è tanta gente che magari è malata e si nasconde, io non volevo farlo perché mi piace combattere, mi piace dire al mondo quello che è e vado per la mia strada, come ho detto là anche in conferenza stampa. Ti faccio vedere un pezzo di quella conferenza stampa. Ti fa piacere oppure è qualcosa che ti riporta indietro? Non so, non vorrei... No, io sempre, okay. Come ho raccontato anche nel libro, io dell'ospedale mi ricordo tutto, anche quando siamo a casa, guardo le pubblicità. È un libro da leggere questo. Mi ricordo subito, mi viene subito in mente pubblicità, quella che era in ospedale, mi vengono brividi, come il camion di immondizia che si sente quello bip bip bip, che è come quella macchina della chemioterapia, perciò mi vengono un po' di brividi, però più tempo passa, anche altro ieri quando sono andato a fare l'ultimo controllo dopo un anno di trapianto e tutto, che era tutto perfetto, quasi quasi... E allora dammela sta notizia, sì. Dimmi che hai fatto i controlli e che tutto va bene!
No, ma io li faccio ogni 3 mesi, però come il 29 ottobre era un anno dal trapianto e l'ho niente. Fatto tutto e no, è tutto perfetto. È importante, molto. Dai, vediamo un pezzo di quel giorno terribile, era il 13 luglio? Sì. 13 luglio. Il mondo dello sport è al fianco di Sinisa Mihajlovic, che ha annunciato di avere la leucemia. Affronterò la malattia e vincerò, ha detto il tecnico serbo in una commossa conferenza stampa. La leucemia, quando mi hanno detto, ho preso una bella botta, ecco. Sono stato 2 giorni chiuso in camera, pensando a tutto, a riflettere, a piangere, ti passa tutta la vita, no? Sono lacrime di paura, No. Io, come ho detto, malattia la rispetto, ma so che la vincerò, lo affronto come sempre fatto, con petto di fuori, guardandolo dritto negli occhi, e vado avanti. È così. Hai avuto un sacco di affetto da parte di tutti, attestati di amore, posso dirlo, perché c'è stata una partecipazione da parte veramente di tutti, incredibile. Sì. È stato credo che questo t'abbia aiutato, no? Credo, no? Credo che tutte queste persone vicino a te, pronte tutte a tifare, questa volta non per una squadra, ma per te. Ma sicuramente mi ha dato tanta forza insieme alla mia famiglia, ai miei amici, poi tutta la gente. Io sicuramente non mi aspettavo tutto questo affetto da parte di tutti, da parte delle persone famose, meno famose, non famose, di gente normale, dei tifosi, di tutti gli stadi, di anche quelli che in un certo senso, non posso dire mi odiavano, ma comunque non gli ero simpatico, erano praticamente ho riunito tutti. È vero. Anche a te ha meravigliato, no, Arianna? Immagino sì, tutto veramente questo. Veramente ci ha dato e tantissima forse forza. Vi ha dato anche molto. Tanta forza, sì, come, no? Come no, è stato fondamentale perché io dentro di me già sono partito con l'idea che io prima di tutto non la posso perdere per me stesso e per la mia famiglia. E questo era già per me basta e avanzava. Poi dopo ho visto tutto questo affetto della gente, dei tifosi, ho ricevuto migliaia di lettere, di telefonate, di cose. Ho detto io non posso deludere questi qua, non posso deludere, io devo far di tutto per vincere. Ma tu non hai mai avuto un momento dove pensavi di non vincere? No. Tu sei sempre stato sicuro? No. Perché io ti guardavo quando parlavi, no? E dicevo ma lui è... Cioè, tu hai comunicato forza a tutti, lo sai? Perché la forza che tu avevi per te era come un messaggio per la gente che magari invece è più debole, che non ha la forza di combattere, che davanti a una malattia va in depressione, pensa di non farcela. Invece la tua forza, il tuo coraggio è stato importante, Sinisa, veramente, non soltanto per te. Io... l'ho fatto questo per me perché io sono fatto così. Poi piano piano mi sono accorto che, come posso dire, questo mio modo di combattere e vivere questa malattia ha dato forza a tanta altra gente. Esatto. Perché quello, io non dico che... Tu, quello che sto dicendo. Io ci avevo paura, non è che non avevo paura, avevo paura e tanta. E beh, sei umano. Però avevo molto più coraggio che paura. E paura si vince con coraggio. E anche... diciamo, quando io sono andato alla prima partita, 25 agosto, là, con la mia squadra a Verona, io avevo 72 kg, cioè avevo 13 kg in meno, avevo 300 globuli bianchi, praticamente ero un morto che cammina. Ma sono voluto però andare. Però hai voluto andare. Per questa... Tu eri d'accordo con lui in questo? All'inizio no, poi ho capito, ero un pochino preoccupata, perché tra l'altro molti mi dicevano diglielo tu di non andare perché è pericoloso. Poi in realtà ho capito l'importanza che avrebbe avuto quella partita, quella domenica. E poi ho visto le lacrime, le sue lacrime di gioia quando il medico le ha comunicato che poteva andare. E quindi da quel momento in poi non sono sempre stata con lui. Ma io sono andato sempre con permesso dei dottori. Ah, certo, sì, non lo sono, so. Non mi sarei mai permesso di... No, quello loro sì. Loro sono venuti giovedì, mi hanno detto che
come stanno le cose, che io domenica, perché avevo 100 globuli bianchi, perciò niente, ero praticamente... Come l'hai detto ai tuoi genitori? No, non gli ho detto. Non gliel'hai detto? Sono venuto, nessuno lo sapeva. Nessuno lo sapeva e noi di solito prima di andare allo stadio facciamo una riunione tecnica in albergo e nessuno di loro sapeva e io sono entrato e loro quando mi hanno visto praticamente c'era metà che piangeva, metà che sorrideva, metà che non riusciva a credere e noi quella partita non l'abbiamo vinta, l'abbiamo pareggiata, io pensavo di avergli dato la forza ma evidentemente loro si sono emozionati talmente certo, troppo e tutto che sono rimasti questo. Bloccati, che io ho detto io ho fatto tutto sto via per farvi vedere vincere invece non l'abbiamo vinto, ma dopo ho capito che ho fatto peggio perché era meglio che non mi vedessero. Senti, però tu anche da bambino eri bello tosto, vero? Io sono sempre stato tosto. Vediamo questo filmato. Sempre stato tosto, sempre. Non è male. Messi lasi sa ciardaca. Avevo molta difficoltà ad insegnargli a tirare col piede destro. Gli mettevo il pallone in modo da farlo tirare col destro. Lui si avvicinava, si girava e tirava col sinistro. E io gli dicevo, no, tira col destro. Ma non c'era niente da fare. Col destro no. Abbiamo dovuto saldare il portone molte volte perché lui si ostinava a tirare sempre nello stesso punto. Ha cominciato a seguire la Stella Rossa da piccolino. Era un tifoso accanito. Mi obbligava a comprargli una maglietta ogni volta che uscivamo per fare la spesa. Tanto, vero? Anche Arianna. Anch'io, no, mi ha commosso Denda, il papà. Papà. Che non c'è questa più. Era canzone di mio padre. E ogni volta quando lo sento piango. Lui non c'è più, purtroppo io, unico mio ripianto della vita perché non l'ho potuto vedere il giorno della morte, perché ho promesso ai miei due figli di portarli in finale a Madrid quando Inter ha vinto Coppa Campioni. E lui stava all'ospedale, stava male. Ho chiamato mia madre prima, il giorno prima gli ho detto come sta papà, dice no, non sta bene. Ho detto guarda, porto Miro e Dusan a vedere sta partita, il giorno dopo vengo subito là. Quando sono tornato, prima di partire, stavo a casa e mi chiama mio fratello e dice è morto. Morto papà. Perciò adesso ogni volta quando senti questa canzone, sento questa canzone, piango, prendo una grappa per me, prendo una grappa per mio padre, la bevo tutte e due. In questo momento me la farei pure io, grappina, ti sì, devo dire la verità, una grappa e anche Arianna. Andiamo in pubblicità e poi così ci riprendiamo un po' tutti. C'è Domenica Il sulla Rai, sulla Rai, c'è Domenica Il. C'è Domenica Il, c'è Domenica Il. Siamo qui con Sinisa e Arianna Mianovic a parlare del film La Partita della Vita. Come mai hai deciso di scrivere con il tuo amico Andrea Di Caro questo libro? Ma io, diciamo, se non c'era questa malattia non lo volevo scrivere ancora perché penso che ancora c'ho molta vita davanti a me. Ma quando è successo questo, visto tutto quello che è successo, che è stato con questa malattia, con tutta questa gente, l'affetto,
ho detto qualcosa anche per dare un messaggio a tutti quelli che magari... Perché tu qui dici, sono nato due volte. Allora, intanto a proposito di affetto, ti devo dire che mi ha mandato un messaggio adesso Gerry Scotti, che saluto, ti vogliamo bene, che ti saluta, che ti... è un messaggio per te, è un messaggio per te. E io mando Gerry, so che domani ti dimettono e sono felicissima. Un bacio grande, grande a Gerry Scotti, a Iva, anche la mia amica Iva Zanicchi, in ospedale, insomma a tutti quelli che in questo momento non stanno bene, ma insomma bisogna stare molto attenti. Bisogna essere forti. Comunque, grazie Gerry, ti voglio bene e spero di vederti molto presto, ci siamo già scritti, ti ho detto che mi manchi ed è vero. Eravamo rimasti a quel filmato, a quella canzone... Sì. Che ti ricorda la tua famiglia, abbiamo parlato del tuo papà, ma tu la canti? Io lo so tutto. Fammela sentire. Però non canto bene, però. No, meglio. Cazzi la zipsa ciardaca, zašto su ti oči vlažne. Zbog čega sam suzelio, zašto su ti? E allora ho un video messaggio per te che arriva da lì. Vediamo chi è. Ora vi racconto qualcosa di Siniscia. Da bambino era molto buono, intelligente. Gli piaceva andare a scuola. Aveva buona memoria. Per tutti i 12 anni è stato un ottimo studente. Riceveva spesso delle lodi. Ma più di tutto gli piaceva stare davanti alla scuola e giocare a calcio e a pallacanestro, finché non è andato a giocare nel Borovo e nel Novi Sad. A voi due piace quando viene zio? Sì, sì. Preferite quando viene qui oppure preferite andare voi da lui? Quando andiamo da lui. Volete bene a vostro zio? Sì. Quanto? Non lo so. Me lo devi dire tu. Non c'è un numero. Infinito. Dai, salutate zio e zia. Ciao zio. Ciao zia. Ciao, un saluto a tutti. Bellissimo. Allora, è la mia madre, vabbè, si capisce. E i tuoi nipoti? Sono i figli del mio fratello. Andiamo avanti. Il 29 novembre tu hai fatto una conferenza stampa dove hai parlato della tua battaglia. Avevi già fatto il trapianto di midollo. Sì. Vediamo era insieme. Esattamente un mese dopo. Sì, vediamo insieme. Sono ancora qua e questo per me è importante e sarò ancora qua e non mi sono mai sentito un eroe per quello che sto facendo, solo un volo, sì, forte, con carattere che non molla mai, che non si arrende mai, ma sempre un uomo con tutte le sue fragilità. Non c'è da vergognarsi, ad aver paura, da piangere, di essere disperati. L'unica cosa che non devono perdere mai è la voglia di vivere. L'unica persona che conosco che forse c'ha più palle di me. Ti amo, amore. Molto. Lui che poi non è molto... L'avresti anche evitata, diciamo la verità, in un frangente così. Sì, certo. Senti, Arianna, noi due ci siamo... Un pochino più dolce. Noi due ci siamo conosciute tanti anni fa. Voglio mandare il filmato mio bello. E di Arianna, per favore, se c'è. E poi c'è quel collegamento... È pronto il collegamento? Se è pronto il collegamento, e allora...
abbiamo parlato di trapianto e c'è una persona che ti vuole salutare. Dottoressa? Buonasera, Mara. Buonasera, la dottoressa Francesca Bonifazi, responsabile dei trapianti di Midollo Osso. Quella è camera mia, eh? È camera tua? Allora, in realtà questo è il day hospital, che però è stata la stanza dove ho fatto la prima sorpresa a Sinisa, perché un giorno, quando i giocatori tornavano da una partita in accordo con il Bologna, con una scusa l'ho fatto uscire dalla stanza e l'ho portato qui, abbiamo aperto la finestra e di sotto c'erano i giocatori che lo salutavano. Quindi questa è la stanza delle sorprese. Me lo ricordo quel momento, sì, lì, se ne è parlato tantissimo. È vero, è vero. La dottoressa è stata molto importante, vero Sinisa? Dottoressa sicuramente è stata lei, insieme a altri due dottori, che Marta Stanzani e Antonio Curti, insieme a direttore dell'ospedale, a Michele Cavo, sono state persone splendide, grandi professionisti che mi hanno aiutato, mi hanno supportato e supportato, e sicuramente senza loro non avrei potuto mai sconfiggere questa malattia, perché uno può essere forte, può essere combattente, può essere guerriero e tutto, poi dopo c'è medicina e tutto, perciò io dopo questa malattia ho capito quanto è importante fare la prevenzione, quanto è importante anche donare per anche i soldi per ricerche e tutto, perché sicuramente con tutte queste ricerche che hanno fatto, i miglioramenti e tutto, io oggi sono qua, magari se ero 20 anni fa ero magari come all'inferno sopra all'inizio. E non potevo farlo. Dottoressa, abbiamo saputo che gli ultimi accertamenti sono andati bene, vero? Che va tutto bene, tutto procede bene? Sì, va tutto bene. Se mi permette, Mara, il senso per cui ci sono proprio io oggi qua è perché sono il portavoce della rete trapianti e quindi della rete della donazione del midollo osseo. La storia di Sinisa oggi racconta che la leucemia è una malattia che si può sconfiggere anche con il trapianto, ma per fare il trapianto abbiamo bisogno di donatori. I donatori devono essere giovani, tra i 18 e i 35 anni, essere in buona salute, pesare più di 50 kg, null'altro. Tutti gli anni noi abbiamo tra i 25 e i 30.000 giovani italiani, ricordo che la media è 22 anni, quindi questi giovani non sono solo quelli che vanno a fare l'aperitivo anche durante il Covid, no? Di cui abbiamo sentito parlare, ma sono anche 25-30 milioni e ragazzi giovani che si iscrivono al registro. Oggi con il Covid noi abbiamo una riduzione del 50% dell'iscrizione al registro, quindi il mio è un appello accorato, non c'è trapianto se non c'è donazione. Certo. Oggi la donazione. Grazie dottoressa, grazie per le parole che ha detto e mi sembra un messaggio. Ciao Franci, vi voglio bene a tutti. Grazie dottoressa, grazie per questo collegamento. Peraltro il tuo donatore è un americano, no? Sì. Se non sbaglio. Di 21 anni. Un ragazzo giovanissimo di 21 anni. Sappiamo soltanto questo, purtroppo. Sì. Ti piacerebbe conoscerlo, sì? Sì, però non si può. No, non si può, impossibile. Allora, Arianna, veniamo a noi, così ci teniamo così un attimo un po', dai. Allora, guardate guarda dove ho conosciuto tua moglie. Ma che anno era? 90... 93? Sì, 93. Allora, ero appena arrivata domenica. Tu l'hai conosciuta in quel periodo lì, Luna l'anno Park? Mentre faceva 5. Facevamo Luna Park. Ma noi facevamo Luna Park, però tu eri nella mia prima domenica in... Bella, no, non c'era ancora. Simpatica, ero carina, a Roma, io giocavo a normale, Roma. Normale, però gli hai rovinato la carriera. Vediamo il filmato, come dice lei. Sei ancora tanto bella, sai Arianna. Mentre ti guardo ritorno indietro di tanti anni. Grazie. Di tanti anni. Forse 25. Adesso 25 anni fa e 5 figli fa. Perché tu hai cominciato con me. Adesso vieni a volare con noi. È l'occasione giusta per poter sognare tutte le nuvole che stanno.
Arianna, ho un bellissimo ricordo. Io di poi te. Ero agli inizi, poi è arrivato Sinisa, mi ha stroncato la carriera, mi ha fatto fare 5 figli. Il vostro è stato proprio un colpo di fulmine, sì. Vero? Durante Luna Park vi siete conosciuti a una cena. Sì. Tu l'hai vista entrare, bella come il sole, in jeans, tacchi alti, e tu hai detto, lei, hai pensato, quella è la madre dei miei figli. No, all'inizio in realtà lui voleva che io andassi a vivere con lui a Genova, perché già giocava nella Samp. E io a quel punto ho detto, dopo. Io stavo lavorando a Luna Park, quindi ho detto no, assolutamente no, io sto lavorando, mi mantengo da sola, verrò a Genova da te da sposata. E lui allora mi ha detto, va bene, ci sposiamo subito, a giugno ci sposiamo. E quindi io ho dovuto lasciare la trasmissione e mi sono... No, hai dovuto, hai voluto. Sì, ho voluto. No, non sei tu che gliel'hai chiesto, scusa. In realtà... Sì, non sei stato tu a dire, io però voglio una moglie, ha detto vorrei che faccia la moglie. Sì. Lo rifaresti? Da noi serbi, sì. Adesso? Da noi serbi funziona così. Ma qui siamo in Italia. Sì, ma io sono serbo. No, non è stato lui. Io sono... No, perché conoscendo me, io, grazie a lei perché io... ho fatto quello che ho fatto, sicuramente mi è cambiato la vita, perché io faccio un lavoro particolare dove tu praticamente sei concentrato molto, da calciatore un po' meno, ma da allenatore 24 ore al giorno, e se non hai una tranquillità in famiglia diventa difficile fare bene il proprio lavoro, e lei è quella che tu non che saresti, tiene famiglia. Scusami, non saresti tanto tranquillo se Arianna avesse continuato a fare no. La televisione? Ma mio marito è tranquillissimo, vede l'ora che esco da casa. No, io no. Poi magari fra 10 anni, quando avrà una certa età, allora magari lo posso anche... In realtà anch'io avevo una voglia di famiglia, non avevo forse quel carattere proprio per... Ma tu non sei mai stata ambiziosa, Arianna, io mi ti ricordo molto bene. Dietro, a te non ti fregava proprio niente, le altre scalpitavano, lei sempre dietro. Parlavamo noi due, sì, era nata... Sì. Che è vero. Un rapporto tra umile, di noi molto umile. Ma non avevo forse il carattere giusto per fare questo lavoro. Allora vediamo quest'altro filmato che parla un po' di voi, poco. Non sarà Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo praticamente innamorati subito. E da allora, da quella sera, non ci siamo mai più lasciati. Io volevo prima chiedere la mano di lei a suo padre, che era cosa molto più difficile. Poi dopo se passava là, allora ero sicura che anche con lei andava bene. Quando mi hanno detto con certezza che c'è questa malattia, allora non ho pensato a me, pensavo a lei e ai miei figli. Abbiamo trascorso un anno abbastanza difficile, molto difficile. Io cerco sempre, in una cosa brutta, di vedere, cose positive. Mi è servita molto questa esperienza ed ora voglio un po' di leggerezza, voglio ballare, voglio divertire insieme a lui. Ballerino. Hai voglia di leggerezza quando siete andati sì. A ballando. Sì, sì. Però 25 anni insieme, 5 figli, 5. Sì. Com'è il vostro rapporto, la diversità, tu papà e tu mamma? Chi è quello più severo? Chi è la più severa con i figli? O siete tutti e due? Diciamo, Sinisa più per le regole, lui è molto... molto attento alle regole, agli orari, forse perché è cresciuto così, è molto più disciplinato. Io invece quando ci sono io arrivano fidanzati, fidanzate, amici, invece quando c'è lui in casa hanno tutti paura, ma c'è tuo padre, allora non saliamo. Con me c'è proprio... Sei un po' sì. Ma no. Sei un po' geloso. Non lo so, magari sei un po' geloso così. Delle tue figlie, sì, delle femmine. Sì, sono geloso di lei, come... E le figlie femmine per papà sono diversi dai figli maschi. I figli maschi li vedi come i tuoi amici, come... Invece figlie femmine c'hai sempre
voglia di proteggerli, di sei sempre più attento. Sono fidanzate? Sì, sì, sono fidanzate tutte e due. Ti piacciono i fidanzati? Un fidanzato, con le figlia più grande, lo conosco poco. Lo conosco di nuovo. Cambio domanda, non quell'altro lo conosco. Fai che bene. Non te l'ho fatta sta domanda. No, no, ma sicuramente di uno garantisco perché lo conosco benissimo. Sì, perché ha 23 anni, 23, sì. 22. Adesso la nostra figlia Virginia vuole avere un bambino. Ve lo stavo chiedendo, quindi... ho detto 23, 22 anni potresti diventare pure nonni. Ha detto nonni. Che a breve... A me non è... Sarebbe sono... bellissimo, eh? Dici? Diventeremo nonni. Sarei un bel nonno giovane. Guarda, giovani, un belli. Un nonno figo sarei. Guarda, essere nonni è la cosa più bella del mondo. Mi dicono dire. Tutti, mi dicono che l'amore per i nipoti è più grande di quello dei figli, perché è sangue sì. di tutto. Non lo so se posso è vero. Posso dirti? No. In qualche è maniera vero. Sì. Penso di sì, perché... Speriamo allora. Noi saremmo felicissimi, sono... perché poi tra l'altro il fidanzato è dolcissimo, è un ragazzo stupendo. No, quindi... allora, quando veramente... io vedo mie figlie che sono contente, che sono felice, che sono innamorate, che hanno un uomo che li ama, io sono più contento di loro. Quello è sicuro. Vediamo cosa ti dicono. Ah, c'è pure loro. Pure loro? Sei stufo? It's not time to make a change. Just relax, take it easy. Ciao Paolo, allora ti volevamo salutare, ti volevamo fare in bocca al lupo per il libro che io e Virgio abbiamo quasi finito di leggere, poi lo passeremo a Miro Dossian e Nicolas, e anche se non sono tanto brava a leggere. Comunque volevamo dirti che sei un papà speciale, che ti vogliamo bene e che siamo tutti molto orgogliosi di te. I was once like you are now. Io non riesco a smettere di finire di leggere il libro e solitamente io odio leggere, non mi piace. E invece questo è stupendo, non riesco a smettere, sono quasi arrivata alla fine in soli due giorni. Think a lot, I think of everything. Io invece non vediamo l'ora di leggerlo. Tra poco, quando lo finiranno loro, leggeremo. E niente. Ti vogliamo bene. Ciao papi. I know. I have to go. Sei... Io ogni volta li conto perché ci sono tutti, 1, 2, 3, 4, 5. Io una volta gli ho chiesto, ma non tanto tempo fa, perché io mi sento giovane, no? Ma mi ricordo che io, mio padre, lo vedevo sempre vecchio e vedendo i miei figli da diciamo in questa foto magari e poi adesso come sono, ogni giorno mi ricordano quanto sono vecchio, no? Perché avendo figli grandi, perché sono tutti più alti di me, io sono 1,85, ma altri sono anche quelli di 13 anni. Sinisa, sei un gran centimetri. Figo, vuoi che te lo dice la zia? Allora gli chiedo, ma voi come mi vedete, vecchio o giovane? Vecchio, vecchio. Beh, ma che... Senti, mi hanno detto che da bambino ti piacevano molto le banane, sì. Però per te era molto difficile mangiarle, non c'erano, eh? E allora zia Mara ha preso questo per te, te le mangi. Grazie mille. Mi pensi e poi ci sono dei fiori per la mia adorata Arianna. Grazie, grazie Arianna. Non posso abbracciarvi, non posso venirvi vicino. Ma io anche volevo regalarti, anche se l'hai preso, il mio libro, questo, con, questo? Con la dedica. Ah, ecco, preferisco questo. Grazie mille, è stato grazie bellissimo stare grazie con voi. Mara. Grazie mille. Grazie. Mille. Grazie.